Siete tra quelli che il 4 marzo hanno visto quelli che è il calcio per tutta la durata della trasmissione condotta da Nicola Savino? Si sono chiesti come mai Gianluca Zambrotta si sia vestito con un look a dir poco originale? L'ospite del programma di Rai 2 è stato invitato in studio in qualità di testimonial dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e ha colto l'occasione in vista della Festa della Donna per sensibilizzare il pubblico sintonizzato a mandare un SMS solidale al 45520 per sostenere la ricerca scientifica in questo campo. Nonostante abbia ricevuto una valanga di complimenti per aver scelto di lanciare un messaggio così importante in TV, tanti spettatori si sono soffermati più sull'outfit esuberante psichedelico e c'è chi addirittura lo ha scambiato per un costume di carnevale. A quelli che il calcio, Zambrotta si è presentato con una giacca a quadretti bianchi e neri, una cravatta talmente colorata da far venire il mal di testa e un fazzoletto da taschino altrettanto vistoso. È stato impossibile passar sopra ad un look così unico e in effetti il popolo del web si è scatenato in commenti divertiti e cinguetti cattivelli su uno dei terzini più forti della sua generazione. Insomma, a quelli che il calcio, Zambro è stato irrimediabilmente bocciato in fatto di stile. Ma a noi sorge spontaneo un dubbio. E se fosse tutta una trovata, peraltro geniale, per perorare la causa di AISM e diffondere il più possibile il messaggio di sostenere la raccolta fondi e regalare una gardenia per la Festa della Donna? Nel bene e nel male, come si dice, purché se ne parli.